molto 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 bello e molto vecchio. Portato dal nostro canale, molto vecchio perché era veramente all'inizio, però un anno fa più o meno, ovvero Obbligo o Verità Challenge! Allora, ne abbiamo preparato 12 bigliettini, 6 obblighi e 6 verità. Però noi, quando ci uscirà un bigliettino, che ne so, obbligo, so se è verità o obbligo, facciamo finta che questo è obbligo, io vado su un'app che ho scaricato, premo obbligo e vediamo cosa dobbiamo fare. Ma se devo fare delle cose schifose, io non lo farò mai se mi esce obbligo. Ma c'è il pazzo da mai. Ma che chi vinca per prima? Io. Vai. Oh, non lo so, però. Ho paura che verità, perché io non ho nessuna verità da dire. Verità? Cioè, proprio. No, ma io non volevo verità, perché io non ho nessuna verità. Ascolta, da dire. Cioè, le mie verità le dico sempre. Chi ti piace di più tra i presenti in questa stanza? Perché? Che stanza? No, mi piacciono tutte e due, perché c'è mio padre e c'è mia sorella. Quindi, verità, l'ho detto. Ok. Va bene, tocca a me. Ah, il perché, cioè, c'è sempre un perché, ha ragione sta. Il perché? Perché lo voglio volevo bene. Fare il pilota. Wow! Stare in alta quota. In questi anni di volo. Non voglio stare io da solo. Cos'è? Verità. E quindi hostess. Se avessi solo 3 desideri, cosa sceglieresti? Allora. Che? Prima di tutto. Allora, voglio diventare attrice e cantante. Facciamo finta che è un solo desiderio questo. E poi voglio per sempre la Magic Family. Voglio stare per sempre con la Magic Family. E poi voglio abbracciare tutte voi. E poi voglio l'immortabilità. Bella la vita. E poi voglio vivere a Los Angeles. A Los Angeles. Stai scordando, mica la mia. Allora, vai. Volevo fare il pilota, stare in alta quota, ma in questi anni di volo non voglio stare da solo. Obbligo! E quindi ho te. Finalmente. Sono sporco qui. Succhia una bustina di tè. E vabbè, come facciamo noi, cioè? Papà, ma. Ah, la bustina di tè, quella l'avevo per l'infuso, babbo. Papà, ma che? No, no, è obbligo. Volevo fare. No, Giulia! Non lo mettere nell'acqua, è piuttosto schifo. Devi succhiarla. Che schifo! Volevo fare. Fai. Buchiamo. No, che buchi! Devi succhiare! Devi succhiare, succhia! È buona anche! Ma sei scema! Vai, dai, tocca a me! Volevo fare il pilota, stare in alta quota, ma in questi anni di volo, ma siamo sincronizzate, non voglio stare da solo, e quindi hostess, metti acqua a carponi e fai il maiale per 10 secondi, com'è a carponi? Così tipo, così arrabbiato. No dai, sto giocando a set. E dai, no, mi metto vergogna io. Aspetta, no. Quasi. Aspetta. Ok, ci sta. Volevo fare il pilota. Vai. Stare in alta qua. Sì. Ma in questi anni di volo non voglio stare da solo e quindi hostess. Sono sì. Qui. Sì, Tocio! Mi ci da caso, raga. Hai spurcato la sì. No, che dici? Guarda, questo è il mio obbligo. Danza come una ballerina. Pirouette. Leva la sedia. Come la devo mettere? Volevo fare, io canto, volevo fare il pilota, stare in alta quota, ma in questi anni di volo non voglio stare da solo, e quindi hostess, sono sporco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Basta, stop,
tanto le pupazze. Allora, volevo fare il pilota. Oh! Verità, 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 verità. Te l'ho premuto io. Allora, quale ragazza o ragazzo farebbe impazzire i due genitori se lo portassi a casa? Bello, cioè, bello ma non confisticato. Allora, un ragazzo per bene che studia e che va bene a scuola. Vai. Volevo fare il pilota. Confisticato vuol dire? Sì. Confisticato. Sono proprio fortunata, yes, a me piace. Fai beatbox per 30 secondi. Questo? Ah. Tipo, così. Vai. Come vai? Io metto il timer, aspettate. Mi dico, aspetta, Aspetta, fammi esercitare. Come si fa? Aspetta un secondo. Wow, una, due, tre. Vai, pronta? Avvia. Giulia, dai. Vai. Vai. Così. Vai, muovi, piano. Vai. Finish. Ma vuoi era fatto? Capito. Un secolo. Allora. Fa fuoco questi, ma sono normali. Allora, tocca a me. Volevo fare il pilota. Verità di nuovo. No, bro. Verità. Chi hai sulla tua lista di bloccati o limitati su Facebook? Ok. Boh. Allora, ho bloccato le persone che non conosco, ovviamente, perché le altre le voglio tutte bene, tutte quante, tutte. Avete capito, no? Quindi le voglio tutte bene quelle là che conosco. Tocca a me! Sarà verità. Sì, è verità. Sì, è verità. Quando la voglio questa verità? Qual è l'ultima cosa che hai comprato? Dai, questa è la verità. In che senso? L'ultima cosa che hai comprato? Ah, l'ultima cosa, l'agenda. Perché, sì. Perché è l'ultima volta che mi hanno portato una cosa, ma dalle babbo a casa perché io non so potuto leggere quella brutta bambina. Verità! Verità! Si è rotto sta verità! Ma che? Uè, ma perché esci sempre, caro? Caro! Non sei bravo nelle vigne. Giro, entra in vigne. Qual è il peggior incubo che hai mai avuto? Cioè, io sto studiando questa cosa adesso 300.000 grammi! Qual è il tuo peggior incubo che hai mai... Qual è il peggior incubo che hai mai avuto? Madò, allora, voi dovete sapere che c'è una persona qui dove abitiamo noi che in pratica ha paura, in pratica. E io me la segnai, tipo che era una bambola di pezza cattivissima. E tipo, mi si troppa paura. Ma talmente che fece venire mio padre nel mio letto fino a quando mi ha detto. Vi giuro, ragazzi. Quanti anni? Tipo più brutto del mondo intero. Quanti anni? Ma che ne so, non mi ricordo manco l'età. Sei però. Anni. Vai, dai. Non dovrebbe essere la scuola. Ah, sì, tutto. Obbligo. Imita un personaggio famoso della televisione. Ok. Ma che è sto obbligo? Vai avanti. No, non puoi, vai. Non lo so. Però che cosa vuole? Se mi chiedo chiedi chi è il ragazzo per te, Angela, io dico me. Ti porto io alla con la carrozzella, faccio la pipì, faccio la pupù, ma con la mia mente sto completamente Angela. Vai, dai, tocca a me. Ho preso un microfono per microfono. Ma che è? Sto pure... Un obbligo. Microfono. Microfono, ma che oggi sto microfinando? No, aspettate, mi deve prendere un attimo questo. No, io lo devo prendere. Ok.
Fatti disegnare un conosciglio da giocatore alla tua destra. Non si può. Ma che cos'è questo conosciglio? Io non lo so. Rimani seduto come un cane fino al tuo prossimo turno. E il turno l'abbiamo finito, quindi prossimo. E il cane così deve stare. Così. E canta un pezzo d'opera, che vuole dire questo? Uè, uè, bello, no? Aspettate. Allora ragazzi, è uscito, canta un pezzo d'opera, ora io l'ho cancellato per sbaglio. Do re mi fa sol fa mi re do fa, no aspetta, do re mi fa sol fa mi re do mi sol mi do. Ma che è? No, non va, fai il ma. Do re mi fa sol fa mi re do mi sol mi do. Ma stai avanti vicino a te, mangi che mi comunque non vale, oh, io faccio sempre tutto. Quindi, allora, fammi ricontare un attimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, io mi trovo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perché se mi fai tanto a famire, do, mi sta mi do. Ora vengo io. Raga, vogliamo fare una cosa? No, va bene. Che devo fare? Corriandoli. Vi sfido. 3, 2, 1, go! Quindi ragazzi, questo era il video, spero vi sia piaciuto, a noi è piaciuto tantissimo. Iscrivetevi a Instagram, Marco e Giulia con il trattino basso official. E dai, no alle cose. Giulia ha messo la carta dentro. No, vabbè. Su Instagram, Marco e Giulia con il trattino basso official, su Facebook, Marco e Giulia KORL, sul secondo canale Magic TV, su Musical, il chiocciola Marco e Giulia KORL. E se volete le maglie, le cover, le tazze e i cuscini di tantissime e tantissime altre cose, di tantissimi altri colori, andate su www.margiegiuliakawaii.it. Ricordatevi che io Marghe, io Giulia, insieme a voi formiamo la Magic Family, cioè amore puro. Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale, condividetelo dappertutto. Se non vi è piaciuto, shh.